Allora, di nuovo buonasera, io sono Riccardo Gomez, per chi non mi conoscesse, io ho avuto da Paolo Iafrate l'onore e l'onere di moderare questa serata. Anticipo subito ai relatori che sarò molto integerrimo sui tempi, per cui mi raccomando, non sforate. Allora, in realtà è la parte iniziale di questo incontro spetta a Lorenzo Rea, che è qui vicino a me. Però una piccola riflessione la faccio subito e poi mi riservo di dire qualcosa durante gli interventi e alla fine. Innanzitutto, oggi ci troviamo al terzo incontro, se non sbaglio, di questo programma sfilato dall'Associazione Oltre l'Occidente e dall'Osservatorio Peppino Impastato, se non sbaglio, come Sì. organizzatori, giusto? L'appuntamento di oggi ha come titolo Ripensare il futuro, che è, come scherzavamo prima insieme a Marco Mastronardi e a Domenico Belli, cioè già il titolo è impegnativo. E in particolare è interessante però il sottotitolo, perché il titolo di per sé può prestarsi a tante interpretazioni. E sicuramente il sottotitolo ci chiarisce un po' qual è l'oggetto di questa giornata, di questa serata. Lo leggo: una cultura che svolga l'opera di riconnessione tra natura e territorio per uno sviluppo altro, un protagonismo ambientale e artistico che incida nella vita produttiva e sociale della città. Gli organizzatori hanno invitato, oltre a me come moderatore, a Lorenzo Rea come introduttore, Amedeo Di Salvatore, Davide Fischanger, Antonio Di Salvo, Anselmo Pizzutelli e Luigi Di Tofano. Erano parlanti al posto. Sì, appunto, Anselmo Pizzutelli dovrebbe rientrare, però non sapete se faceva tempo a venire qui ad raggiungerci. E al suo posto ci sarà sicuramente Raul Parlanti, che poi ci illustrerà alcune cose. E No, a metà di Salvatore non c'è. Amedeo Di Salvatore ha comunicato che non poteva Sì, ha venire per scritto una motivi. cosa, poi una smanierà di stamparla, va bene. La guarderemo Ok. la prossima E volta. invece Davide Fischanger e Antonio Di Salvo ci sono, Luigi Di Tofano ancora non lo No, mi vedo, sembra anche una chiesa non aperta. sappiamo se ci raggiungerà. Quindi l'oggetto di questa serata, come avete capito anche dagli invitati, è più di carattere ambientale e culturale, mettere insieme questi due aspetti e ragionare su queste due parole per cercare di dare qualche prospettiva anche alla gestione di questa città e al rilancio di alcuni aspetti di questa città dal punto di vista non solo sociale ma anche produttivo. E io lascio subito a Lorenzo appunto la fase di introduzione all'incontro e poi vi dirò quello che avevo pensato io come riflessione su questo tema. Quindi, Lorenzo. Grazie, grazie Riccardo. Come dicevi tu, ripensare il futuro è un tema, come dire, impegnativo, no? Pensavo che Paolo mi avesse fatto uno scherzo da prete, perché quando parlare di futuro si rischia sempre di passare per visionario, insomma, uno che vede le fantasie, i sogni materializzarsi, eccetera. E quindi, come dire, cercherò di assolvere al mio compito di introduttore a questo tema, visto che il parterre degli interventi però sarà abbastanza variegato e quindi ognuno aggiungerà probabilmente un tassello a quello che sarà il quadro finale che noi vorremmo costruire questa sera. E per evitare anche di sfarfallare un po', ho preso degli appunti in modo tale che cercherò di stare dentro i tempi che mi suggeriva Riccardo. Peraltro, ahimè, quelle due o tre cosette che forse avrei voluto suggerire mi sono state soffiate da un Papa con l'enciclica, quindi, come dire, non ho più argomentazioni o frecce al mio arco. No, scherzo. E vabbè, comunque un plauso anche all'enciclica Laudate, insomma, mi sembra un passo avanti perlomeno anche per la Chiesa riguardo ad alcune tematiche di natura ambientale, di natura sociale, politica, insomma. Mi sembra una bella esposizione. E,
detto questo, ecco, proverò invece a tornare serio, insomma, e a tracciare un po' quelle che possono essere delle proposte di, o del, degli argomenti su cui ragionare assieme questa sera. Anche, come dire, anche in, io qui non, ho portato con me alcuni libri che stavo leggendo o rileggendo in questo periodo, che poi costituiscono un po' quella che è l'ossatura culturale che ognuno di noi si porta dietro, no? E queste radici nel mio caso affondano poi in quelli che probabilmente sono stati dei grandi visionari, o perlomeno persone che hanno avuto la capacità di prevedere o presagire quello che poteva accadere. Penso a Pasolini, penso a Don Milani, penso a Ivan Illich, eccetera. Insomma, queste persone che probabilmente avvertono prima di tutti gli altri dove va il mondo e che direzione esso prende. E, dicevo, per non sfarfallare troppo e non divagare, comunque ho preso qualche appunto che mi faranno un po' da guida nella trattazione. Mai come oggi si fa strada nella coscienza collettiva l'idea che l'umanità sia finita in un cul-de-sac. I nostri principi, i principali modelli organizzativi si sgretolano, è in crisi il modello economico produttivo e questa, come dire, questo è sotto gli occhi di tutti. Stiamo vivendo probabilmente una crisi epocale dal punto di vista dell'organizzazione produttiva che ci siamo dati. Qualcuno aveva pensato che il capitalismo, perlomeno la forma di produzione capitalistica, potesse essere la fine della storia, così qualcuno l'aveva descritto. Insomma, probabilmente così non è, stiamo vivendo una crisi profonda che probabilmente presagisce già un qualcos'altro che possa, come dire, tirarci fuori dalle secche. È in crisi il modello ecologico, come dire, noi non riusciamo più a convivere, ho citato prima l'enciclica del Vaticano, insomma, non riusciamo più a convivere col mondo che ci ospita. E questo è, come dire, è preoccupante, drammatico. È in crisi il modello sociale, le nostre società sono abbastanza in disfacimento, è in crisi poi il modello politico, un po' dappertutto il modello politico, anche questo qualcuno aveva voluto vedere nel modello democratico rappresentativo per delega un po' la fine della storia, insomma, anche come modello di organizzazione politica dell'uomo, anche qui probabilmente ci si è sbagliati, perché la gente fugge dalle urne, non va più a votare, c'è un distacco ormai totale tra chi delega e il delegato e tutto quello che noi riusciamo a vedere, insomma. E sempre più insistentemente si fa l'idea che l'uomo debba, con un colpo di reni, sterzare, cambiare direzione, trovare una nuova strada che concili il benessere materiale, l'ambiente, la cultura, la convivenza pacifica tra i popoli. E ripercorrendo il nastro della storia, mi viene da pensare che solo in un altro momento nella storia evolutiva dell'uomo ci si è trovati a una sì importante scelta di campo, di fronte a una sì importante scelta di campo, e questo momento è coinciso proprio con la nascita della nostra civiltà. Parlo di 10-12 mila anni fa, in pieno neolitico, in una data zona, un uomo decide di seminare un seme, di mettere un seme per terra, e da errante si fa stanziale. Questo è un po', come dire, notoriamente a questo evento si associa un po' l'origine della nostra civiltà. L'uomo improvvisamente diventa agricoltore e tutto il resto. Mi piace raccontare un po' questa storia perché me ne occupo dai tempi dell'università e da studi di carattere genetico, di mappatura di alcuni cereali, si è scoperto, perché poi si parla vagamente della mezzaluna fertile, ma si è scoperto che tutto questo è avvenuto in un luogo molto preciso, un areale molto ristretto che è al confine tra la Turchia e la Siria, e probabilmente tutto questo è accaduto in un villaggio. E a me piace pensare un po' da vecchio inguaribile anarchico, pensare che possa essere stato un singolo uomo a operare questa scelta fondamentale, insomma, di seminare il primo seme e cambiare i destini dell'umanità. No, non spaventatevi però, non voglio qui riassumere 12.000 anni di storia, assolutamente, era solo una citazione che mi porta a dire che il confronto sicuramente è improprio, ma attraverso queste iperbole intendo sottolineare come la fase che stiamo vivendo è, a mio avviso, delicata e impegnativa e preoccupante per le sorti del mondo. Comunque volevo solo sollecitare la riflessione
che quando si vuole ragionare di futuro, a maggior ragione quando si è in un vicolo cieco, non resta altro che analizzare il passato e ripercorrere la strada fino a trovare l'errore. Ebbene, in questo ripercorrere velocemente la storia dell'umanità risulta evidente che, sia pure con le mille sfaccettature che la storia ci ha proposto, il filo conduttore che ci ha guidato sino ad oggi è quello del paradigma della crescita illimitata, sorretto dall'idea di un sistema sufficientemente grande da potersi considerare praticamente infinito, che le risorse fossero quindi illimitate, che l'ambiente potesse sopportare cariche illimitate, che i consumi potessero crescere all'infinito, eccetera, eccetera, di questo passo. In questo ragionamento l'unico misuratore di efficienza organizzativa e produttiva era ed è il PIL, questo mitico acronimo che ci accompagna tutti i giorni, no? Che è prodotto interno lordo. Siamo tutti vittime della tirannia del PIL, devo dire, che ha un obbligo solo, secondo come dire, l'Accademia Ufficiale delle Scienze Economiche, è quello di crescere, crescere, crescere senza mai fermarsi. Ora non occorre essere grandi esperti di termodinamica o di fisica, insomma, per capire che il concetto di infinito non è sopportato da un sistema finito, chiuso, limitato come è il nostro mondo. Contro il PIL gigante depongono la scienza, la logica e financo il buonsenso. Ultimo atto di questa commedia, l'epilogo di uno sviluppo che si regge su un'ipotesi sbagliata, è quello a cui assistiamo negli ultimi decenni. Con non potendo espandere il sistema, si velocizzano i flussi di merci, di capitali, di persone, quello che noi chiamiamo globalizzazione, tentativo disperato di tenere in vita un modello sbagliato. A dire il vero, c'è chi da anni ha previsto tutto questo e, a costo di apparire un po' nostalgico, il pensiero corre al buon vecchio Marx e la sua analisi, al plusvalore, questa capacità che ha l'uomo di produrre più di quanto lui necessiti, no? E questa è un po' la novità, no? Principale che ci introduce Marx, questo plusvalore che si sarebbe dovuto tradurre nell'ottica marxista in arte, cultura, scienze, spiritualità, che il capitale invece, come dire, imbriglia all'interno della materialità, quindi ci costringe a lavorare oltre il necessario, restando in un ambito di materialità, di pura materialità, e noi resteremo soffocati da questa materia probabilmente. Ma il progetto marxista, come la locomotiva di Guccini, sappiamo com'è finito, ci resta però la strada indicata. Io non mi fossilizzerei troppo sulla fine del socialismo reale, sull'Unione Sovietica, eccetera. È stato un tentativo, uno dei tentativi, spero che ce ne siano altri. Sta a noi trovare il modo per percorrere questa strada che ci è stata indicata, trovare il modo di conciliare benessere collettivo e benessere individuale. Ultimo, ma non ultimo, possiamo forse arrivare, così facendo un salto della quaglia enorme, ma il tempo è tiranno, alle teorie forse ultime in materia di riorganizzazione produttiva, che sono quelle della decrescita felice, peraltro anche queste citate in qualche passaggio dell'enciclica del Papa di Latouche. Cominciare a ragionare di limiti dello sviluppo o, se vogliamo, anche di sviluppo dei limiti, cioè noi dovremmo cominciare a imparare a darci dei limiti o dei punti di stop, diciamo. In sostanza, oggi, come 12.000 anni fa, l'uomo deve decidere se fermarsi o continuare ad errare. Ora capite che il mio confronto esagerato col neolitico voleva solo condurre a questo gioco di parole, a questo gioco di doppi sensi. Comunque, a me piace pensare che questo possa accadere in un singolo villaggio, e perché no, avviato da un singolo individuo, come probabilmente è stato allora. Che fare? Alcune proposte e spunti di riflessioni però volevo darle, visto che ho questo ruolo di introdurre poi la relazione di chi mi seguirà, insomma, in questo confronto su questo tema. Prima di passare a delineare qualche indicazione che vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione, vorrei partire con una citazione che è una testimonianza a me molto cara, credo molto cara a molti di noi,
citazione che ci aiuti a individuare il problema o comunque il nemico da fronteggiare, da sconfiggere. Ed è una mitica intervista, io ho pensato di farvela vedere, ma poi i nostri potenti mezzi, diciamo, o meglio, per mia indolenza, diciamo, non siamo attrezzati, saremmo stati in grado anche di dare i filmati, ma è una mitica intervista di Pasolini sulle dune di Sabaudia, dove precisamente lui assume anche un tono abbastanza profetico, perché sarà stato il vento che gli scompigliava i capelli, questa mano che passava nei capelli, insomma il tutto assumeva proprio veramente un tono profetico, e me la sono, come dire, trascritta, però ho fatto la trascrizione dell'intervista e ve la leggo. Non sono un attore, mi scuserete se non riesco a dare le giuste, come dire, riflessioni, inclinazioni alle parole. Ora, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però questa acculturazione, questa omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente ad ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce ad ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo le realtà d'Italia, e allora posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere della società dei consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che forse in fondo non ce ne siamo neanche resi conto, è avvenuta da tutto in questi 5, 6, 7 anni, è stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, sparire, adesso risvegliandosi forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Ecco, questa era un po' una profezia, se vogliamo, pessimista, no? Questo non c'è più niente da fare, sembra mettere una pietra tombale su qualsiasi possibilità di recuperare anche un modello di convivenza sociale che non passi attraverso i principi del consumo. Ecco, Pasolini ha individuato il nemico principale, il consumo, l'individuo consumatore. E qui, io da qui vorrei partire. Immaginiamo che ci sia ancora qualcosa da fare e proviamo a rifletterci assieme. Allora, come ci suggerisce, noi dovremmo trovare il modo di rifuggire l'individualismo o l'individuo consumatore, che è un po' il male della nostra, come della nostra epoca. E proprio questo, del resto questo è l'assioma liberista, no? di smithiana memoria. L'individuo, il singolo, deve essere messo in condizione di agire singolarmente, così recita un po' nella Ricchezza delle Nazioni Smith, perché ogni individuo persegue la massimizzazione del proprio benessere, e la società è la somma degli individui. Quindi con queste, come dire, con queste passaggi logici, che tanto logici non sono, ma sembrano logici, si vuol far credere che la società che si viene a costituire in un dato momento è la società più felice possibile, date le risorse a disposizione. Allora, queste sono un po' le condizioni del ragionamento liberista, e noi ce le portiamo dietro da due tre secoli questo convincimento. Il capitale ci vuole solo di fronte all'atto del consumo, persino quello che sembrava il vanto della società capitalistica, cioè la famiglia ristretta, la famiglia borghese, per intenderci, oggi viene intaccata in modo deciso. Si vuole una società formata da monadi, da singoli, da individui, da posti nudi di fronte al consumo delle merci. Intaccare questo principio si può, cioè quello dell'individualismo, e si deve. Le forme di associazionismo, la creazione di comitati, i gruppi d'acquisto, il co-housing, forse in vecchia memoria anche delle comuni dei miei tempi, insomma, no? Già allora si cominciava a ragionare sul come convivere. Persino i gruppi nei social sostanzialmente dimostrano grande bisogno di socialità che ha l'uomo, quindi non volersi adattare ad essere singolo. E allora bisogna avviare un processo di nuovo modello di consumo che veda quale soggetto fruitore del bene il gruppo, la collettività, piuttosto che il singolo. I beni vengono decuplicati nell'utilizzo, si eliminano gli sprechi, si ottimizzano gli usi, eccetera, eccetera.
quante volte ci siamo accorti che, ne so, che un nostro oggetto che per noi era cessato di essere utile poteva essere utile a un altro, ma non essendoci quest'altro, questo oggetto è finito nel cestino. In una comunità, diciamo, in genere questo riutilizzo più razionale dell'oggetto è abbastanza evidente. La vecchia saggezza contadina peraltro aveva stigmatizzato questa cosa con il detto dove mangiano tre mangiano anche quattro, no? Che è una cosa, una sintesi perfetta della economia di scala, verrebbe da dire in questo caso, delle società. Pretendere nelle città quindi luoghi di aggregazione e dell'incontro, dell'incontro dell'altro, è quindi il primo passo da compiere per uscire dall'isolamento verso cui ci spinge la società capitalista fascista di cui parlava Pasolini. 2. Reinventare un modello di neolocalizzazione, uscire dal modello della globalizzazione per una neolocalizzazione dell'economia, ridare peso alle risorse del territorio. Pensiamo al caso dell'agricoltura, ad esempio. Il modello agricolo, parlo di agricoltura per deformazione professionale, ovviamente chi non mi conosce, per chi non mi conosce, sono laureato in agraria, sono un agronomo, quindi sono incline a ragionare di questo, però è la prima cosa che salta all'occhio, anche venendo qui alla società operaia, le nostre campagne abbandonate sono abbastanza, come dire, un grido di dolore. Perché sono state abbandonate? Perché sono state vittime della globalizzazione, perché in altri posti si produce a meno, si produce di più e così via. È chiaro che questo sperpero di territorio, questo sperpero di risorsa è una cosa che non potremmo e non dovremmo permetterci. Rilocalizzare l'economia vuol dire ridare peso al territorio, all'agricoltura in primis, ma perché no? Penso anche all'artigianato locale, alla piccola industria manifatturiera, come abbiamo avuto qui a Frosinone in altre epoche. Tutti i settori bruciati sull'altare del gigantismo, diciamo, di questa illusione dell'espansione infinita. Cosa può voler dire oggi riavviare attività produttive del territorio? Questo richiede un nuovo patto sociale che contempli l'economia solidale e di prossimità, una rete di piccoli produttori la cui funzione non è solo economica ma anche culturale, sociale, paesaggistica e ambientale. Dico questo perché ovviamente al di là del dolore di vedere terreni abbandonati c'è il dolore di vedere terreni, come dire, un paesaggio non curato, incolto, e quindi ne soffre anche l'aspetto, come dire, paesaggistico e ambientale tout court, diciamo, da una condizione di questo tipo. Del resto, come dire, modelli anche di questa rete sociale che si vuole proporre, qualche abbozzo qua e là è stato già proposto e attuato, insomma, pensiamo alle adozioni dei pezzi di terra, dell'orto, eccetera. Cosa fare? Io ho fatto un po' l'elenco della spesa e vi faccio così delle citazioni che poi magari saranno approfondite da qualcun altro durante la sera, adesso non vi voglio rubare troppo tempo. Messa o rimessa a coltura dei terreni agricoli, questo dice, vabbè, come fare? È chiaro che l'operazione andrebbe stimolata con operazione di riordino fondiario, e questo aspetta la sfera politica, come dire, determinare un'azione di questo tipo. Riordino fondiario vuol dire riassetto, ad esempio, delle proprietà, riassetto dei confini e, come dire, riavviare a produzione questo territorio per creare una situazione di vicinanza tra produttore e consumatore. Secondo, ovviamente, non consumare più il suolo per le cementificazioni, tutela della biodiversità e valorizzazione dei prodotti tipici, mercati della terra o piccoli mercati contadini, dove io vedo, non so chi di voi ci fa caso, giovedì in genere accade questa cosa, ma anche in altri giorni della settimana, sono queste vecchiette col canestro delle verdure, che sono un po' testimonianza di un tempo andato che non c'è più, che vendono queste loro mercanzie in un angolo di strada quasi vergognandosi, quasi stessero rubando qualcosa a qualcuno. Viene da pensare che questo signore gli è stato, come dire, tolto l'unico luogo che aveva a disposizione a Frosinone, che era il mercato coperto. Nessuno ha pensato di ricostruire, ad esempio, un luogo simile che potesse
realizzare non uno ma 10 mercati della terra, mercati contadini, dove l'abitante di Frosinone possa incontrare direttamente il produttore. Creazione di parchi tematici agricoli, valorizzazione del patrimonio paesaggistico e archeologico, eccetera, eccetera. Bisogna improntare il nostro operato a un principio, ne parlavo l'altra sera, mi pare, l'architetto Mancini, no? Al principio della resilienza, no? Noi dovremmo attrezzare la nostra città, non essere in balia, come dire, degli eventi piccoli e grandi che comunque possono avvenire per chi adesso ha il rischio di apparire di pedante, insomma lo sapete tutti, ma ho preso una delle tante definizioni di resilienza, che come sapete è una caratteristica della psicologica dell'individuo, però come dire, può essere estrapolata anche a caratteristiche di una società o di un gruppo, no? Resilienza sociale di gruppo è quando un gruppo, struttura sociale, istituzione, nazione, forma strutture di coesione, appartenenza, identità e sopravvivenza come strutture sociali, limitate o complesse. Sviluppa modi di affrontare eventi e situazioni che mettono in pericolo il gruppo e l'identità, formando linee guida che consentono la sopravvivenza, l'espansione e l'influenza del gruppo. E allora quello che c'è da fare è riconquistare la sovranità o la determinazione di questa città. Cioè, ho voluto così sottolineare tre ambiti di sovranità che noi dovremmo riconquistare. Una sovranità ambientale: la comunità si prende cura dell'ambiente che ha in custodia, lo difende, lo valorizza, come dire, diciamo, diventa il ranger dell'ambiente. Diciamo adesso, tra le tante critiche, le tante polemiche che ci sono, insomma, molte cose si stanno anche muovendo in questo senso, insomma, perlomeno l'attivismo di molte persone porta a riconquistare spazi del nostro territorio, insomma, io cerco di vedere anche sempre le cose positive di tutto questo, ovviamente. Che il ciclo della materia sia un ciclo virtuoso, quindi riciclo, riutilizzo. Sappiamo che Frosinone ad esempio non riesce più a schiodarsi da questa benedetta quota di riciclata, sembriamo rimasti all'era della pietra. Ormai ci sono città che viaggiano tranquillamente al 100% di riciclo dei rifiuti, noi siamo fermi a una percentuale risibile e sembra che improvvisamente non riusciamo più assolutamente a gestire questo problema. E pretendere, ecco, in ultimo, a proposito di sovranità ambientale, pretendere una salubrità ambientale. Credo sia finita anche l'epoca della mercificazione della salute, diciamo, no? Per anni noi abbiamo vissuto questo incubo in cui la salute viveva questo ricatto, inquinamento, occupazione, no? Ricordo che tutto partì negli anni 70, forse ci furono degli scontri a Genova tra operai dell'Ansaldo, se non sbaglio, o dell'Acna di Cengio, non ricordo bene, con degli ambientalisti, e lì questa cosa colpì molto perché insomma c'erano due interessi a confronto però da allora devo dire che le cose sono peggiorate di molto. Noi viviamo in un ambiente fortemente degradato e forse non dovremmo davvero più accettare quest'idea che in cambio di posti di lavoro si possa vivere in ambienti pericolosi per la salute nostra e di chi verrà dopo di noi, insomma. Una seconda sovranità che noi dovremmo, e qui probabilmente verrà sviluppata meglio di me da molti che mi seguiranno, è una sovranità culturale, sociale, identitaria, viene da dire, e noi dovremmo innanzitutto, a mio avviso, trovare lo strumento, il modo per una trasmissione culturale tra generazioni, quindi un patto generazionale. Io penso che molta della cultura e della memoria di questo posto sia custodita nella mente di quelli più in là con gli anni, diciamo, e una volta venuto meno il modello della trasmissione orale e familiare, diciamo, queste preziose conoscenze rischiamo di perdere se non troviamo il modo di mettere a contatto l'anziano col giovane, col ragazzo, col bambino, in modo tale da creare una forma di istruzione, come dire, culturale,
locale. E diciamo valorizzazione delle risorse locali, sempre come in termini di sovranità culturale e sociale, e interazione vera tra città e le eccellenze presenti sul territorio. Viene da pensare come dire, che a Frosinone qualcosa abbiamo di culturalmente valido, importante. Dovremmo creare veramente il modo affinché tra accademia, conservatorio, eccetera, eccetera, ci sia veramente un continuo travaso di formazione, informazione, di conoscenza. E in ultimo la sovranità politica, e chiudo qui il mio intervento, spero di non essere stato troppo lungo. E sovranità politica vuol dire solo una cosa, l'ho sintetizzata in una frase, è questa: riprendiamoci il governo della città.